Mister, quello che mi è piaciuto è l'ordine della squadra. Non ha strafatto secondo me, però ha colpito al momento giusto con efficacia. Poi nel secondo tempo ha controllato senza correre particolari rischi. Come l'ha vista Alessandro Del Grosso questa sfida? Beh, in una settimana abbiamo 3 partite e ci dobbiamo anche gestire se vogliamo avere sempre dei ritmi alti. E oggi, non facendola neanche apposta, siamo partiti proprio con un ritmo normale. Io ho detto ai ragazzi di iniziare la partita bene, primo caldo anche, potevamo andare incontro a tante difficoltà, non è stato così perché abbiamo subito cercato di mettere, di incanalare la partita come volevamo noi, non di alzare immediatamente il ritmo ma di mantenere un ritmo medio-alto. Ci siamo riusciti, abbiamo trovato il gol, anche se abbiamo sbagliato prima di trovare il gol un paio di soluzioni. E poi ho detto ai ragazzi di cercare di girare il più possibile la palla, anche perché ultimamente abbiamo girato poco la palla e andavamo sempre in profondità. Poi oggi comunque l'attaccante centrale Caraciccio ci ha fatto salire anche abbastanza bene, perciò avevamo tutto il tempo per cercare sia la profondità ma anche le giocate che di solito facciamo. Mister, sui singoli ho visto io personalmente una crescita mostruosa di Gianluca De Santis. Tra l'altro ha vinto contrasti senza paura, ha innescato tante azioni, oggi anche con Boccanera in difesa la sua retroguardia non è che ha sofferto un granché. Questo è un aspetto insomma da sottolineare. Non solo loro, sapevamo come giocavano con i 3 attaccanti e ogni volta che andavano sull'esterno ho fatto sempre uscire il terzino, tant'è vero che anche il rigore è nato su una pressione alta di De Santis sull'esterno, abbiamo preso palla a mezzo campo, palla dentro, perciò loro sono cresciuti, ma devo dire che è cresciuto anche il nostro centrocampo perché comunque quando arrivano pochi palloni dietro vuol dire che davanti c'è fatta una buona breccia. E anche i nostri attaccanti che molti dicono che non rientrano, ma non rientrano, i nostri attaccanti si muovono bene quando hanno palla, si muovono altrettanto bene quando non stanno in fase di attacco, in fase di possesso, ma in fase di non possesso stringiamo molto bene, perciò diamo anche all'avversario la palla lunga per andarcela poi a giocare noi. Devo dire, sono contento oggi un po' per come hanno interpretato la gara, che quello che gli avevo detto di non alzare subito bene i ritmi ma di mantenere una velocità medio-alta, l'hanno mantenuta, poi nel secondo tempo ancora meglio, ma sono contento oggi perché un altro ragazzo del nostro settore giovanile, un 2001, ha fatto gol. Noi abbiamo la forza, la capacità di essere veloci sulle azioni, un 1-2 palla dentro, li abbiamo provati anche in settimana, tant'è vero che il gol di Verna l'avevamo provato in settimana con le entrate dei centrocampisti, che l'attaccante centrale sponda sul centrocampista, inserimento del centrocampista, spostare e tira perché noi mettiamo i paletti, oggi c'erano gli avversari, è stato molto bravo lui a controllare la palla in 2 metri, spostarla col destro e tirarla di sinistro. Poi l'ha messa sotto l'incrocio un altro paio di maniche, però c'è stata l'intenzione di farlo perché l'abbiamo provato durante la settimana. Sono tutte cose che noi proviamo durante la settimana e poi la domenica avvengono e siamo ancora più contenti, ma penso che i primi contenti sono loro perché lo provano e poi dopo lo verificano in campo, che non è mai facile. Mister, hai parlato di provare. Mercoledì non solo il Lanciano ci dovrà provare, probabilmente ci dovrà riuscire con il Casalbordino. Che appuntamento sarà quello? Noi abbiamo un solo obiettivo, quello di vincere, anche perché loro hanno fatto 5 gol in casa, noi ne abbiamo fatti 4 fuori. E devo dire sono un po' avvantaggiati su questo, però per noi come tutte le altre partite iniziano 0-0 e poi ce la giochiamo, ce la andiamo a giocare con tutto quello che abbiamo, insomma sicuramente grande rispetto ma paura di nessuno. La situazione, mister, a livello di rosa non è proprio diciamo ottimale per Lanciano in vista di mercoledì. Quali sono le condizioni per quanto riguarda Verna? Petrone molto probabilmente sarà out, un centrocampo forse un po' decimato. Che scelte anche ci possiamo aspettare per combattere questa situazione? Beh, abbiamo qualche alternativa dei ragazzi, la stiamo valutando. Anche oggi abbiamo finito con 6 fuori quota in campo, di cui
due erano in mezzo al campo, perciò è da vedere un attimino le condizioni sia di Petroni, sia di Verna che di Quintigliani, che sono usciti. Uno era già acciaccato, che era Petroni, che è fermo da un paio di settimane. Gli altri due oggi hanno avuto qualche risentimento, tant'è vero che li ho sostituiti per non recare altri danni, diciamo, però con il nostro fisioterapista Iaco e i nostri dottori a disposizione, devo dire che cercheremo di risolvere questo problema che poi effettivamente abbiamo, però sono fiducioso anche di chi poi andrà a sostituire questi giocatori. È possibile in questo finale di campionato vedere forse un Lanciano schierato in qualche occasione con la difesa a tre? Perché abbiamo visto a partite in corso che è una soluzione varata spesso, sia per, diciamo, blindare il risultato, ma anche proprio come soluzione effettiva di gioco con Gian Cristoforo, diciamo, terzo di destra o Boccanera. Sì, abbiamo le possibilità di giocare anche a 3, di fare un 3-4-3, non abbiamo nessun problema, stiamo andando su un tipo di gioco che è più consono a noi, perché dall'inizio sono 2 anni che lo proviamo, ma sicuramente non disdico anche il fatto che devo dire che abbiamo provato in tanti allenamenti durante l'anno la difesa a 3, ma anche un 4-3-1-2. E poi è da vedere la soluzione, i giocatori che ci saranno a disposizione, sceglierò quello più idoneo per la partita di mercoledì, però devo dire oggi godiamoci questa vittoria, questa partita importante che è stata, perché? Perché chi viene qui al Biondi, ma da quello che ho visto con noi nessuno molla niente contro di noi, tutti quanti vogliono fare la partita della vita, la partita dell'anno, questo un po' da una parte mi fa piacere, ma dall'altra un po' mi irrita, diciamo, perché solo quando incontrano a noi fanno le partite della vita, però sanno cosa incontrano da quest'altra parte.